Ciao ragazzi da Giovi87. Oggi vi volevo parlare del famoso coronavirus. Cosa ne penso? Penso che sia una cosa grave, forse non è mai stata così grave, perché tutti ne parlano, tutti ogni giorno sento telegiornale, malati in Cina, sono aumentati i morti. Ultimamente ho letto che il medico, quello che non è stato creduto, perché lui già sapeva che c'era questa malattia, è entrato e si è fatto infettare anche lui ed è morto. E poi tante cose, tipo a Udine è corsa alle mascherine, c'è gente che è impazzita, che magari non lo so, non entra più in un negozio cinese o fa fatica ad entrare. Come vedete, i cinesi si spaventa, come non lo so, è vero, cioè, oddio, è una cosa grave. Perfino l'altro giorno vedevo in TV che i Simpson già sapevano di questa malattia, cioè, incredibile. Ma non solo di questo, di molte profezie che loro già sanno e poi si avverano, cioè, come Kobe Bryant che ha fatto l'incidente con l'elicottero. E Simpson in una puntata già c'era l'elicottero che si schiantava contro un muro, non mi ricordo che cos'era. Però non riesco a capire queste profezie che i Simpson già sanno molte cose più avanti di noi, che poi si avverano. E poi non lo so, come due casi registrati in Italia. Oggi mi sa che il presidente del governo è andato in una scuola cinese. Ho deciso dei bambini, è andato conforto, mi è andato a trovare, però non è da sottovalutare. Tipo, l'altro giorno mi è capitato cioè, una scena che non volevo più o meno essere lì. Ho preso l'autobus, sono salito sull'autobus, sono salite due ragazze cinesi. Mi sono seduto normale, di fronte a me c'era una persona anziana. Come ha visto queste due ragazze cinesi, mi ha fatto segno e ha detto, cioè, l'ho vista un po' come. Infatti, un po' le ragazze se ne sono accorte, che questa signora qua ha fatto quel gesto là. In senso, si è messa la mano, è vero, dobbiamo avere paura perché, ovviamente, se entriamo in un negozio cinese. Non sappiamo se quella è appena arrivata dal cinese, dalla Cina, non sappiamo niente, a parte che non li conosciamo, è vero, sono persone gentili, educati, lavorano tanto, cioè rispettano, però noi italiani siamo fatti così, abbiamo paura, ma non solo lui, tutti, tipo sentivo che se non sbaglio, la Russia ha chiuso già le frontiere, qualcosa del genere. Quindi il problema non è da sottovalutare. Ovviamente in Italia siamo pieni di cinesi. Purtroppo non sappiamo se certi cinesi sono qua o sono appena arrivati da Wuhan. Cioè, ovviamente tutti abbiamo paura e dobbiamo stare molto attenti. Ovviamente i consigli che vi do, se prendete l'autobus, se uscite, portatevi sempre una mucchina piccolina nella borsa, in tasca, ogni parte che andate, ogni luogo dove mettete le mani, dopo che siete scesi dall'autobus, disinfettatevi sempre le mani. È vero, la mucchina non fa tanto, però fa il suo. Con tutte queste cose che si sanno, credo che è meglio prevenire che curare, giusto? E niente, mi dispiace per questa popolazione che hanno bloccato i voli, parecchia gente è rimasta là, parecchi italiani che studiano, che sono in Cina, non possono tornare in Italia. A loro do un abbraccio forte, stiamo vicino a questi genitori che hanno questi figli in Cina e non possono tornare, ovviamente per colpa di questo virus che già avevano detto, questo coronavirus.
C'è da spaventarsi, però ovviamente ognuno di noi fa il suo. Cerchiamo di stare attenti. È inutile comprare le mascherine perché ancora il caso. È vero, ci sono dei casi in Italia, coronavirus, sono stati a Parma dei turisti che adesso poi si sono spostati a Roma, che sono stati bloccati, stanno sotto cura, sotto. I medici stanno vedendo, dice che hanno trovato anche la medicina per il coronavirus, sempre dei medici italiani. Un applauso va a loro perché loro studiano, credo per essere arrivati a essere dottori, hanno trovato questa medicina, è veramente un traguardo molto buono. Se loro ci sono arrivati, speriamo che questa medicina aiuti a molte persone, perché non si scherza con questo virus. E poi mi dispiace ancora del medico che è morto, mi dispiace tantissimo. Purtroppo sono cose della vita, però ridico, ancora non riesco a capire come i Simpson, cioè questo cartone animato che viene seguito da molti molti bambini e molti adulti, perché anche a me piacciono i Simpson, loro già sanno tutte queste cose, cioè è una roba che tu guardi e dici cacchio, ma loro lo sapevano già. Ma dietro a questo cartone animato, chi fa il cartone animato? Non lo so, c'è qualcuno dietro che già sa di tutta questa storia. Dico, perché non avvisate prima? Non lo so, boh, perché sembra strano che i Simpson già sanno di questa malattia e non solo di questa malattia, sanno di tutto, cioè che già Trump, loro già sapevano che Trump doveva essere presidente dell'America, già loro lo sapevano, cioè incredibile, una cosa fuori dal normale. Cioè, boh, queste sono tutte profezie. Se voi andate su YouTube e cercate profezie dei Simpson, li vedete, cioè tranquilli. E anche voi se li vedete, dite, rimanete un po' di stucco. Ovviamente, io spero che questo video lo condividete e vi piace. Va bene, ragazzi, saluto a tutti quelli che mettono mi piace. Condividete sempre. Saluto il mio cugino Michael, che lo vedo ogni sera. Va bene? Ciao cugini, ciao a tutti. Condividete tutti. Arriviamo a 50 like, raga. E il prossimo video è il vostro. Un saluto da Giovi. Ciao, raga.